Tonio, come si fa? Siamo in diretta, Tonio, come si fa? La Meloni, attacca Guccini la Meloni. Ti rendi conto, Tonio? Tonio, Tonio, Guccini fomentatore di odio secondo la Meloni. Ci rendiamo conto a che livelli siamo arrivati? Ciao ragazzi, lui è Tonio, ormai lo conoscete. La Meloni attacca Guccini perché Guccini è fomentatore d'odio. Avreste mai immaginata di vedere anche questa? La Meloni, che dice a Guccini che sarebbe un po' fomentatore d'odio. Guardate che è una cosa che non ci si crede. È ovvio, del tutto ovvio che stasera io dovrò fare una diretta tutt'altro che calma, ragazzi. Ve lo dico, io stasera sono mediamente incazzato, per usare un eufemismo. Perché non ne posso più della disonestà intellettuale, non ne posso più di certi toni e non ne posso più di certi politici e politicanti. E lo fanno apposta, perché io ci sono delle volte, proprio lo dico anche con la mia compagna, dai, stasera faccio una diretta più calma, faccio una diretta più tranquilla, e non ci si fa, e non ci si fa, perché ogni volta, anche dentro la pandemia, puntuali, loro ti sparano sempre la cazzata più grande di quella che avevano sparato il giorno precedente. E allora anche io, che sono notoriamente una persona calma, una persona pacata, una persona che non si arrabbia mai, che non ha mai fatto polemiche di nessun tipo, cioè, mi conoscete per quelli che sono dei toni assolutamente pacati, tranquilli e casti, alla fine mi arrabbio. C'è poco da fare, ragazzi. Come faccio a non arrabbiarmi? Come faccio? Vedo che siete già tantissimi e ancora non ho neanche scelto la canzone. O meglio, l'ho scelta. E nello sceglierla, ragazzi, devo dire che era facile stasera. Come facevo a sbagliare la canzone da scegliere stasera? Diciamo che l'autore è scontato. Stasera vi parlerò di tre cose che mi hanno fatto molto arrabbiare, più o meno in quest'ordine. La prima cosa che mi ha fatto e mi sta facendo molto arrabbiare è l'idea che sta circolando da parte di Stampa e Repubblica sulla l'idea della grande coalizione per supplire all'emergenza coronavirus, quindi l'inciuccio con dentro Draghi, e pare che la nuova Repubblica, la nuova stampa tirino verso questa strada. Poi vi parlerò di Salvini che continua a straparlare sulla cosiddetta svuota carceri e poi ovviamente vi parlerò di questo showdown tra Guccini e la Meloni. Guccini e la Meloni. E quale canzone sceglierò adesso? Ovviamente non posso che scegliere il maestrone. E in particolare, chi mi sta scrivendo adesso, questi criminali che mi scrivono mentre faccio la diretta? Chi è? Qual è la canzone che devo scegliere stasera? Io alla fine sceglierò una canzone del maestrone, come viene chiamato dai fan il grande Francesco Guccini, e scelgo una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo. È una canzone del 1983, che era contenuta in un disco dal titolo semplice, essenziale, Guccini. Non era un capolavoro, ne ha fatti altri di migliori come dischi, però dentro questo disco c'era una canzone straordinaria che lui, Francesco Guccini, canta anche, ha sempre cantato nei suoi live, è uno dei suoi grandi classici, e la inserisce anche nel disco successivo live doppio fra la Via Emilia e il West. La canzone del 1983 di colui che abbiamo scoperto essere un antico e navigato fomentatore d'odio, e l'abbiamo scoperto ieri grazie a Giorgia Meloni. È questa qua, non vi dico neanche il titolo perché la conoscete, spero, meglio di me. Canzone straordinaria e poi ci si diverte con Salvini, Meloni e altri demoni. Vai! Ma che grazie, grazie a te Francesco, grazie a te, ma cosa ringrazi Francesco? Siamo noi a ringraziare te, accidenti, a quel giorno che avete smesso di fare i concerti te e Fossati. E vi conosca tutti e due, andate a fanculo quel giorno in cui l'avete deciso. Massimo rispetto però. Girano parecchio le scatole, siamo a 53.000 e siamo soltanto all'inizio, ragazzi. Stasera vi divertirete perché io sono incazzato nero. E perché sono incazzato nero? Intanto però c'è una buona notizia. Allora, sgomberiamo subito il campo dall'attesa sulla fase 2. Io sulla fase 2 attendo, come voi, le 20.20. Alle 20.20 parlerà Giuseppe Conte parlerà da ogni anfratto catodico, mediatico, social, ovunque, ci dirà quale sarà la fase 2 che comincerà il 4 maggio e cosa si farà e non si potrà fare il 4 maggio. Vi dico solo, e poi non dico altro, che dalle anticipazioni, secondo me, rimarremo delusi. O meglio, se speravamo di uscire di più, di prendere ogni tanto la moto, di poter fare una passeggiata senza tanti limiti e di prendere la macchina da soli o con la compagna, no, perché pare che sia passata la opzione boccia speranza, che erano quelli più riottosi nell'aprire troppo e nel concedere troppo a noi privati cittadini, e quindi
Mi sembra che gli spostamenti ci saranno, un po' più di prima, cioè di adesso, ma più di adesso praticamente tutto, ma poca roba. Mi sembra di aver capito che le concessioni sono, si può fare jogging da soli, si può andare a trovare i genitori se non abitano con voi, anche senza autorizzazione, autocertificazione, anzi, ci sarà il takeaway nei ristoranti, dopodiché per me cambia poco. Mi sembra di aver capito, ma lo scopriremo. Invece, scusate, piccolo principio di tosse, ma non è il coronavirus, non è, state tranquilli. Allora, c'è una notizia che invece è bella. Prima di farvi sognare con Salvini e Meloni, una notizia è bella ed è questa. Sondaggi. Uno stamattina legge Pagnoncelli, Corriere della Sera, e scopre che la Lega è in calo, perde quasi il 6%. Oh là là, Salvini, come siamo in forma in questa fase storica? E mi stupisce, perché ti vedo così in forma. Ti vedo così grintoso, ti vedo così amato sui social, anche dentro la tua stessa pagina. Mi stupisce, mi sovviene anche un certo magone nel pensare quanto tu stia soffrendo dinanzi a questi dati che sono vagamente tristi e deplorevoli nei tuoi confronti. O come mai? Come mai non ti amano più come sembravano amarti, per esempio, fino all'agosto del 2019? Quanto sarà benedetto quel Papete, quanto sarà benedetto quel Mojito o quel che cazzo è successo in quei giorni d'agosto 2019. Facciamo una festa nazionale. L'8 agosto, 7, festa del Papete. E tutti a festeggiare sbornie di Mojito tutti l'8 agosto pensando al fatto che si suicidò politicamente Matteo Salvini. Voi dite, ma esageri? Sì, esagero perché comunque la Lega è ancora al primo partito. Però sapete ragazzi, la Lega perde quasi il 6% nei sondaggi, cala sotto il 30% e si ritrova il PD molto vicino. E anche l'altra gamba della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, cresce e si assesta oltre il 18%. E anche qui ai 5 Stelle vorrei dire, ma guarda un po', com'è strano che siete improvvisamente tornati a crescere, sapete cosa sarebbe bastato? Sarebbe bastato quello che un coglione come me vi dice da anni, ma diciamo da mesi, quando cioè è nato il Conte 2, ovvero lavorare tanto, cazzate poche. Le cazzate lasciatele dire a quelli che sono usciti e che ora fanno le dirette Facebook scopiazzandomi, facendo dei numeri molto minori. Fatele fare a gente così. Se proprio uno deve fare un'esternazione un po' alla cazzo, fatela fare a Di Battista, che a volte ci prende, a volte no, ma è fuori dal Parlamento e quindi può fare quello che vuole. Voi parlate poco, lavorate tanto e fate quello che sta facendo Di Maio. Vedrete che cominceranno a crescere di nuovo i consensi, perché la gente ha bisogno di serietà, di abnegazione e di persone che lavorano e fanno poche chiacchiere. Le chiacchiere lasciatele fare a Salvini, alla Meloni o a quelli che ancora non hanno deciso cosa fare da grandi. E guardate un po', a quel punto tornerete a crescere. Non ci vuole uno scienziato. Non ci voleva uno scienziato. Il partito di Matteo Salvini, pur mantenendosi al primo posto, con il 25,4% arretra del 5,7%. Ai. Il PD mi sale al 21,3%. I 5 Stelle l'abbiamo visti, 18,6%. Sale Fratelli d'Italia, nessuno glielo nega. 14,1% di 1,1%, ma sale. Forza Italia con 7,5%. I partiti di maggioranza, cioè al governo, salgono tutti. I 5 Stelle, dice Pagnoncelli, sembra beneficiare dell'immagine positiva del governo e del presidente, più del PD che è stato a lungo silente a causa della malattia del suo segretario Zingaretti. Quindi i 5 Stelle crescono perché? Perché c'è Conte e perché sta lavorando poche chiacchiere e questo piace agli italiani. Questa è bellissima, attenzione ragazzi perché mi fa impazzire. Tutto il centrodestra perde il 4,2% rispetto alla precedente segnalazione, ma attenzione, anche questa mi fa impazzire, tra le forze di maggioranza l'unica in contrazione, quale sarà secondo voi l'unica forza in contrazione dentro la maggioranza? Italia Viva. O guarda un po', o come mai Matteo Renzi non mi cresce? Questo genio contemporaneo di Matteo Renzi. Il partito di Matteo Renzi balla ora sulla soglia del 3%. Il 3%, Matteo Renzi il 3%, lo prendo io se mi candido domani, il 3%, Matteo Renzi, e va in televisione pontifica, e riapriamo le scuole, poi arriva Galli e dice, guarda, le scuole fino a settembre, se ne parla neanche per scherzo, non è una priorità, non ce lo possiamo permettere, e lui però lo dice, riapriamo le scuole, riapriamo le fabbriche, riapriamo anche questa fava se volete, e nel frattempo crolla sotto il 3%, questa è una bella notizia, sono sondaggi che ci piacciono. Ammesso che siano veri, ma sono sondaggi che ci piacciono e ci fanno piacere. Non mi fa piacere per niente, e ve l'ho detto prima di mandare la canzone di Guccini, non mi fa piacere per niente il fatto che la nuova stampa di Giannini e la nuova Repubblica di Molinari sembra che abbiano la cosiddetta stampubblica, come la chiama Marco Travaglio, come la chiamiamo noi del Fatto Quotidiano, perché ormai Stampa e Repubblica sono la stessa cosa, tutte e due sono state inglobate dal gruppo Gedi, e non solo loro, c'è anche l'Huffington Post,
sembra che tirino, sembra si fa per dire, tirino per cosa? Per la defenestrazione del governo Conte e per avere un governo nuovo, un governo di larghe intese, che loro chiamano di larghe intese, mentre ovviamente è il classico inciucione, dentro il quale ci sarebbe come posizione apicale Draghi, ammesso che Draghi lo voglia fare, e tutti dentro, credo forse la Meloni no, ma anche questo ce lo dovrebbero spiegare, perché i numeri in Parlamento, se non ci stanno i 5 Stelle, ci devono star tutti tranne i 5 Stelle, quindi qualcuno dica alla stampa e alla Repubblica che se loro hanno in mente di fare un mega governo con tutti dentro, tranne i 5 Stelle che dicono che non ci staranno, e pare che non ci staranno, a quel punto devono far convivere Zingaretti, Renzi, Speranza, Berlusconi, la Meloni, Salvini, Calenda, sto cazzo. Pensate che bel governo che sarebbe. Poi lo spiegate voi agli elettori del PD che governano insieme alla Meloni, e a quelli della Meloni glielo spiegate voi che governano insieme a Renzi, e a quelli di Salvini glielo spiegate voi che governano insieme a Speranza. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ci abbiamo sto governo, ci abbiamo miliardi di problemi, dobbiamo essere l'unico paese in tutta Europa, in tutto il mondo, che con tutti i problemi che abbiamo, sanitari ed economici, pensa a sostituire un governo che è amatissimo da tutti gli italiani, o dalla maggioranza, tutti no, dalla maggioranza degli italiani. Ma vi sembra una priorità dentro una pandemia pensare di sostituire un governo che sta piacendo alla maggioranza degli italiani? Ma il giornalismo italiano, anche quello più ispirato, ma a cosa pensa nella testa? Vive nel mondo o vive solo dentro le loro redazioni, le loro alcove e i loro attici al 75esimo piano di Milano, di Roma, di quel che è? Teniamoci sto governo che, con tutti i limiti, meno male che c'è questo e non ce ne sono altri. Meno male anche, poi vi parlo di Salvini e Meloni, sto arrivando ragazzi, sto arrivando, però io prima voglio fare una piccolissima citazione, piccola, a chi? Di chi? Voglio fare una citazione di questo straordinario vice sindaco di Rivoli, che si chiama, tanto c'è un nome bello fascio lei, come si chiama? Aspetta che l'ho anche scoperto. Ecco, Laura Adduce, quindi già proprio dal nome si vede che è proprio Laura Adduce. Laura Adduce della Lega, sono tutti della Lega questi fenomeni che in questi giorni stanno straparlando del 25 aprile, che ha fatto un video di una mestizia allucinante da un balcone, credo di casa sua, esponendo ed esprimendo anche dei fonemi in una lingua abbastanza bizzarra, perché cioè, utilizza l'italiano come veramente, non lo so, il merda utilizzava il banjo. Cioè, una roba terrificante, proprio una dialettica, una fonetica insopportabile, non ce la faceva guardarlo sto video. E ella ci ha detto, finalmente, tra le altre cose straordinarie, prima di cancellare il video ovviamente, perché sono tutti geni questi, prima fanno i boss e poi c'è la polemica e cancellano i video, convinti che nessuno l'avrebbe visti nel frattempo e li avrebbe salvati nel frattempo. Finalmente avete scoperto che non è una canzone della Casa di Carta, parlando di Bella Ciao, questa Laura Adduce, vice sindaco della Lega, comunque mi ha fatto andare di traverso il pranzo, ci ha fatto sapere Laura Adduce a noi, anche il sole è scappato quando ha sentito i cori. Ecco, questa è parte della classe dirigente che sta crescendo della Lega. Benedite sempre, pregate sempre, ringraziate sempre i santi di vostro riferimento nel non avere al governo una classe dirigente così. Una in questo modo, poi per carità sarà la più grande politica del mondo, non è che non dovrebbe fare la vice sindaca di Rivoli, non dovrebbe fare politica. Questa è gente che non si deve avvicinare a ruoli pubblici, che siano piccoli, medi, grandi. Essere vice sindaca di Rivoli è un ruolo meraviglioso che questa qua non merita. Perché una che fa delle battute del cazzo così, una che prende in giro Bella Ciao, e una che è convinta di essere simpatica dal balcone facendo delle battute che io facevo a 5 anni e poi mi vergognavo all'asilo di averle fatte, ha sbagliato lavoro, ammesso che stia lavorando come vice sindaco di Rivoli, provincia di Torino, Lega, Laura Adduce. Dopodiché il PD ha chiesto le dimissioni, ma chi se ne frega di questa Laura Adduce, gli abbiamo dato anche troppa importanza. Da domani tornerà nel dimenticatoio in cui immagino viva, spero per lei, serenamente. Adesso a questo punto, ragazzi, io invece voglio parlarvi dei nostri due eroi straordinari, geniali. Siamo a 72.000, ragazzi, siamo a 72.000, l'ho visto soltanto adesso, ma voi mi dovete salire adesso, mi dovete salire perché dovete fare delle condivisioni a manetta, dobbiamo arrivare a 75.000, perché io adesso, amici miei, vi parlo di Matteo Salvini. Ora, ragazzi, io fin qui sono stato abbastanza ironico, divertito e spero un po' divertente anche per voi, perché è bene che vi alleggerisca la tensione, visto che stiamo vivendo una fase storica devastante e siamo tutti stanchi, ma stanchi, e secondo me, quando sentiremo tra poco Conte, saremo ancora più stanchi, perché c'è una parte di noi che dice dal 4 maggio alle vai che si torna a vivere, poi sentiremo Conte e diremo puttan della miseria, pensavo meglio. E probabilmente avrà ragione loro, perché la situazione non è migliorata chissà quanto, almeno rispetto a quanto sperassimo.
Però c'è una cosa che mi fa incazzare molto. Ed è stato, sapete cosa? Vedere venerdì sera sulla pagina del magari se fosse la pagina del Fatto Quotidiano mi sarei già licenziato dal Fatto Quotidiano, avessero fatto una cosa del genere. Sulla pagina Facebook di Salvini, vedere Salvini che ha riparlato per l'ennesima volta della svuota carceri, dando in maniera palese, anche se non dichiarata, la colpa al governo, mettendo sotto le foto di Falcone e Borsellino e dicendo: fatelo almeno per loro, governo, non potete liberare tutti questi fenomeni che stanno uscendo, soprattutto e non solo, dal 41 bis. Ed è una problematica vera, è una problematica gravissima, siamo tutti d'accordo. Qual è però il problema, ragazzi? Il problema è: questi boss che stanno uscendo in maniera inquietante, siamo a 75.000, io vi amo follemente, ma a sto punto dobbiamo anche arrivare a 80.000. Qual è, ragazzi, la gravità enorme? E qui c'è veramente poco da ridere e poco su cui fare ironia. È che io detesto quando vengono scomodati dei miti assoluti, dei miti laici, degli eroi veri, di cui dobbiamo avere memoria e che probabilmente non ci meritavamo, come Falcone e Borsellino, e vengono utilizzati per fini propagandistici da un personaggio politico che nel suo agire politico sembra non avere nessuna contezza di quello che era il messaggio sia di Falcone che di Borsellino e che, pur di fare propaganda, utilizza le foto, le immagini e i nomi di Falcone e di Borsellino per fare che cosa? Per fare propaganda politica. Quando sto guardando la pagina di Salvini vedo che continua a rilanciare anche i video di Nicola Porro, veramente io Salvini è proprio messo male, ragazzi, cioè siamo veramente alla canna del gas. Ma nella canna del gas questo è uno che c'ha ancora il 26%, secondo i sondaggi, è uno che c'ha 4.200.000 fan ed è uno che venerdì sera ha fatto questo post con tanto di foto di Falcone e di Borsellino. E il messaggio, insisto, qual era? Era quello di lasciare intendere che i boss della mafia, della camorra, dell'andrangheta stanno uscendo per colpa o per volere di Bonafede e del governo. Eccolo qua, 24 aprile 23:36, questo è il post che io ho visto tardivamente, vi chiedo scusa altrimenti ne avrei parlato ieri. Lo svuota carceri dei mafiosi è un insulto a eroi come loro e a tutti gli italiani. Bandiera tricolore sotto governo sveglia. E poi sotto ancora la foto meravigliosa di Falcone che parla all'orecchio di Borsellino, foto che fa piangere tutti quelli che hanno un briciolo di cuore ancora vivo. E poi sopra lo svuota carceri dei mafiosi sotto è un insulto a eroi come loro. Allora il messaggio, insisto, qual è? Cosa dice il capitano Capitone Salvini ai suoi fan? Perché non sono elettori quelli che stanno nella sua pagina, sono fan, sono degli ultra. Gli dice: attenzione, perché quelli che stanno uscendo è per volere del governo. Ma è così? No, non è così. Questo è istigare all'odio, ragazzi. Questo è profondamente grave, perché tu mi utilizzi Falcone e Borsellino per indicare alla tua massa, alla tua plebe, al tuo elettorato, ai tuoi curvaioli, alla tua fauna destrorza, il colpevole che è Bonafede e quindi implicitamente Giuseppe Conte, perché stanno liberando i mafiosi. Ma è così? C'è questo scritto nel Cura Italia? Non c'è scritto minimamente questo nel Cura Italia. Questa è una cosa che voi dovete capire, ragazzi, è una cosa grave. Asserire una cosa di questo tipo è di una gravità allucinante, inquietante. Non si può dire una cosa di questo tipo. Il Cura Italia non c'entra un cazzo con quello che sta succedendo di profondamente grave a proposito delle uscite dal 41 bis, non solo dal 41 bis, di criminali patentati. E perché vi dico questo? Non perché è un mio parere, ragazzi, ma perché è qualcosa che è scritto sulla pietra. Queste decisioni sono decisioni prese singolarmente da giudici che, interpretando, secondo me, alla cazzo delle norme, dicono: il coronavirus può far danni nelle carceri, come può far danno ovunque, e per ora nelle carceri sta facendo molti meno danni, per fortuna dico io, che altrove. Quindi paradossalmente le carceri sono luoghi più sicuri di casa nostra, perché funziona così, non so perché, ma sta funzionando così. E allora io, per il timore che quelli over 70 si ammalino, li rimando a casa. Ma non è un volere di buona fede e non c'è scritto nel Cura Italia. È qualcosa che è nella testa di alcuni giudici ed è qualcosa che va fermato, siamo tutti d'accordo. Vi arrivo anche a dire, come qualcuno ha scritto e sostiene, che questo atteggiamento, come ha detto anche il PM Nino Di Matteo, lui sì un altro grande eroe, e ricordiamocelo sempre di quanto sia grande Di Matteo, mi viene da pensare che qualcuno la stia facendo un po' sta trattativa 2 Stato Mafia, e non parlo del governo. Magari parlo di qualcuno, boh, servizi segreti, qualche furbacchione che è lì
che di Sottecchi dice: voi mi avete fatto le proteste i primi giorni del coronavirus, io vi faccio smettere le proteste in carcere, però in cambio vi do qualcosa. Sarebbe una trattativa Stato-mafia. Se sarà così, sarà gravissimo. E il governo sì che deve accertarsi se ci sia stata o meno nelle settimane precedenti una trattativa Stato-mafia. Sarebbe gravissimo. E chi avesse fatto questa trattativa Stato-mafia va sbattuto in galera e bisogna lasciarcelo tutta la vita. Avrebbero dovuto fare per la trattativa Stato-mafia vera, quella del 92, e praticamente nessuno ha pagato. Ma asserire, come continua a fare Salvini di fronte alla sua plebe e di fronte ai suoi ultra, che è colpa del governo, è gravissimo, e ve lo spiego anche perché è gravissimo. Cosa c'è scritto nel Cura Italia? Leggiamo le fonti. Matteo Salvini evoca strade affollate di criminali a causa delle misure sui domiciliari per una fascia di detenuti del governo. E quella contenuta nel decreto Cura Italia, che in realtà accelera solo la procedura già prevista dalla legge, secondo la quale si può scontare a casa, non per tutti i reati, la pena residua fino a 18 mesi. Questo c'è scritto su Cora Italia, che si possono far uscire solo coloro che hanno da scontare una pena residua fino a un massimo di 18 mesi. La pena residua fino a 18 mesi, cioè un anno e mezzo, secondo voi coincide con la liberazione di gente che ancora deve scontare 15-20 anni di 41 bis? Non c'entra un cazzo. E allora pubblicare la foto di Falcone e Borsellino lasciando intendere che Conte e Bonafede e questo governo, e quindi il PD, 5 Stelle, Italia Viva e Bersani e Speranza, stanno tradendo la memoria di Falcone e Borsellino, è osceno, è istigare all'odio, amica mia Meloni. Quando parli di istigazione all'odio, ricordati che a istigare all'odio spesso è il tuo collega e a volte è il tuo stesso partito. E poi te lo dico, perché c'ho da parlare della Meloni e di tutto quello che ha detto nei confronti di Guccini. E vi dico ancora, il paradosso è che dentro il Cura Italia c'è questa norma che peraltro non è piaciuta agli avvocati, perché gli avvocati hanno detto: è troppo poco, dovevate liberare molto di più le carceri. Quindi secondo gli avvocati, paradossalmente, e anche secondo alcuni giornali come Il Foglio, il governo è stato troppo giustizialista perché ne ha fatti uscire troppo pochi. Quindi pensate, la critica opposta rispetto a quella che viene sparata da Salvini verso Bonafede. Ma quella proposta, anzi quella norma che è contenuta nel Cura Italia, è la stessa identica norma che era stata voluta da Alfano nel 2010, che fu votata anche dalla Lega. Quindi Salvini sta criticando una norma che la Lega ha votato nel 2010. Ci rendiamo conto che leader è uno così, che continua a sparare delle emerite stronzate politiche? Non lo dico io, ragazzi, è la stessa norma. In realtà si applica, sia pure con procedura più snella, una legge del 2010, 1A199, a firma dell'allora ministro della giustizia Angelino Alfano e votata pure dalla Lega. Il decreto infatti stabilisce che i detenuti con condanne definitive possono andare ai domiciliari se devono scontare una pena anche residua che non superi 18 mesi. Era qualcosa che c'era già nel 2010, l'ha votata anche la Lega, di Salvini e di Maroni e di Bossi e di chi volete voi. E anche di quella Laura Duce, che ancora non faceva parte della Lega, ma poi ne avrebbe fatto parte, purtroppo per noi e per la Lega. Di cosa stiamo parlando? È un falso storico, sono fake news, è disinformazione, è propaganda della peggiore specie, ed è anche per questo che Salvini crolla, e questo ci fa piacere. Ma non mi fa piacere, mi fa profondamente incazzare, che due persone che hanno dato la vita per noi e anche per Salvini vengano scomodate nella pagina Facebook ufficiale del leader della Lega per vicende che non c'entrano niente né con Falcone, né con Borsellino, né con il governo attuale. Questi sono falsi storici. Ed è un falso storico, e qui come vedete mi sto parecchio, ma parecchio incazzando, anche quello che ha asserito la signora Giorgia Meloni a proposito di Francesco Guccini. Vedo che mi stanno arrivando molti messaggi, e infatti adesso capisco perché abbiamo fatto il record di voi spettatori, e vi ringrazio perché sto vedendo delle cifre, 78.000, sono qualcosa di allucinante. Ma io in realtà devo ancora dirvi la cosa più bella, quindi se volete condividete ancora parecchio, ma parecchio, perché adesso io vi parlerò di Giorgia Meloni e di Francesco Guccini. Vi devo parlare parecchio di questa vicenda qua, quindi condividete tanto e cerchiamo di fare tanti spettatori e di fare un bel confronto animato anche su questo aspetto qua. Allora, ieri Guccini, ve l'ho fatta vedere anche il suo video, fa questa parodia di Bella Ciao, mettendo nel testo anche le figure di Berlusconi, Salvini e Meloni, e dice: partigiani, portali via. Noi saremo i nuovi partigiani, noi faremo resistenza, loro non ci porteranno un nuovo fascismo. Questo è il succo. Poi se volete vi faccio anche leggere il testo che ho sbobinato, ma ci vuole anche poco. Insomma, il testo di Bella Ciao
è un minuto, basta aggiungere 4-5 parole come ha fatto Guccini. Ovviamente era un'ironia, ma al tempo stesso anche un j'accuse. Ed è lecito farlo. Se sei un intellettuale, se sei un artista grandissimo come Guccini, io capisco che Giorgia Meloni, che peraltro conosce la musica e che peraltro è tutto fuorché una persona stupida, una persona profondamente intelligente, io capisco e come che lei soffra tantissimo perché non c'è nulla a destra, lo capisco, amica mia Giorgia Meloni, io la capisco che ogni volta che si parla di artisti tocca citare sempre gente di sinistra, ma non è colpa di Scanzi o di Guccini o della mia compagna o di chi vuoi tu se gli unici che avete a destra sono gente come Feltri, al punto tale che l'avevi candidato 5 anni fa al Quirinale. La vostra idea di intellettuale al massimo è Feltri, al massimo è Marcello Veneziani. Siete ridotti così male che il vostro giornalista di riferimento è Nicola Porro. Cioè, voi siete ridotti così. Purtroppo l'intelligenza, la cultura, il genio quasi sempre sta a sinistra. È sempre stato così. E non è una colpa di Guccini o di Bella Ciao, è così. Evidentemente gli artisti, gli intellettuali tendono a stare a sinistra. E c'è poco da fare. Rassegnati. C'avete Barbareschi, c'avete Veneziani, c'avete quell'altro intellettuale di Meluzzi che è diventato un altro tuo grande fan. C'avete sta robetta qua e vi tocca accontentare. C'avete la Maglie, che è un surrogato della Murgia. Perché più o meno a livello è quello, ma ancora più basso. Ragazzi, tocca accettarlo. Mi dispiace, Meloni. Lo so che soffri, però tocca far così. Ma devo dire che l'ha presa molto bene la Meloni, perché la Meloni è una che in questa fase storica sta sbagliando tutto. Per carità, i sondaggi le arridono, quindi evidentemente al suo pubblico piace che la Meloni sbagli tutto, siamo tutti contenti. Diciamo che io credo che la Meloni poteva ambire a qualcosa di più nei confronti di se stessa, ma tutti sono liberissimi di distruggere loro stessi. È una libertà che noi abbiamo. Ci abbiamo l'autodeterminazione e ci abbiamo anche la possibilità di distruggere noi stessi. Va benissimo. La Meloni cosa asserisce ieri sera, subito dopo aver visto il video molto divertente di Guccini che rilegge Bella Ciao? Cosa intende esattamente Francesco Guccini quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la resistenza come hanno fatto i partigiani? Che dovrebbero farci? Processi sommari? Appenderci a testa in giù? Oh. Rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Oh. Cosa intende quando dice o partigiano portali via? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al confino, in galera? Dove? Oh. Questa si chiama istigazione all'odio, cari compagni. Addirittura istigazione all'odio, Guccini, con quella canzoncina lì, con quella Bella Ciao riletta in maniera ironica, istigazione all'odio. Lui, no, no loro, lui. Ma noi non ci faremo intimorire, mai. Dovete batterci nelle urne se ne siete capaci. Cioè, ci siamo resi conto cosa ha sostenuto la Meloni? La Meloni dice che attraverso quella canzone, attraverso Bella Ciao riletta in chiave ironica per il 25 aprile, perché gliel'aveva chiesto Carlin Petrini, Guccini spera che Meloni, Salvini e Berlusconi facciano la fine che hanno fatto, secondo lei, peraltro, i fascisti durante la lotta con la Resistenza. E quindi crede che Guccini voglia che Salvini, Meloni e Berlusconi vengano appesi a testa in giù, che gli rasino i capelli, che vengano esposti alla pubblica gogna, che debbano subire processi sommari. E qualcuno, molti, gli ha messo anche il like. Cioè, di fronte a una cazzata sesquipedale simile, ci ha messo anche il like. Brava, brava Meloni, sì, così si fa, così si fa. Ma che elettorato avete, ragazzi? Ma come si fa a ragionare così? Allora, io concedo una cosa alla Meloni. È l'unica cosa che le concedo. La Meloni spesso riceve degli attacchi ad alzo zero che sono semplicemente indecenti, osceni e sconci. Semplicemente perché è di destra. Ci sono dei toni che io leggo da parte di alcuni giornalisti nei suoi confronti che non sarebbero mai utilizzati se l'oggetto del contendere e l'oggetto della critica, l'oggetto, non l'oggetto persona per carità, ma insomma, o il soggetto, chiamatela come volete, se la persona criticata fosse la Boschi o fosse la Boldrini o fosse una di sinistra. Questo è vero. Io mi ricordo per esempio un articolo durissimo che ha scritto Francesco Merlo su Repubblica, sulla Meloni, che era un articolo che io mai mi sognerei di scrivere neanche su Salvini, mai. Era un articolo di una violenza verbale scandalosa. E è vero, qui ha ragione la Meloni. La Meloni dice che spesso a sinistra ci sanno, cioè non ci sanno, si hanno, diciamo, una sorta di propensione all'indignazione a fasi alterne. Cioè, si parla di femminismo e di sessismo a caso, se si attacca una di sinistra, mentre se si attacca anche per motivi fisici, volgari, una donna di destra, la stessa sinistra se ne sbatte le palle. Qui ha ragione. E infatti Francesco Merlo un pezzo così sulla Boschi non l'ha mai fatto. Repubblica non l'ha mai fatto, ma l'ha fatto sulla Meloni. Massima solidarietà alla Meloni per gli attacchi che ha ricevuto, riceve e riceverà, che non hanno nessuna attinenza con quello che dice politicamente. Su questo ha ragione. Dopodiché, amica mia Giorgia Meloni, bisogna fare un patto
Noi, dico noi 80.000 che siamo adesso, ho tirato a caso 80.000, ma siamo veramente 80.000, siete fuori di testa. 80.000 tra noi e te. Il patto qual è, amica mia Giorgia Meloni? Il patto è: non mi devi e non ci devi prendere per il culo. Perché se tu prendi una parodia geniale di un genio come Francesco Guccini e la trasformi in un metodo e in un modo per fare la martire e per lasciare intendere che la nuova sinistra, compresa i maestri e i professoroni e la Guccini, vogliono sbatterti in galera, appenderti a testa in giù ed esporti al pubblico ludibrio e alla gogna, allora tu ci prendi in giro e fai cattiva informazione e fake news, esattamente come il tuo compare e compagno di banco Matteo Salvini. Perché se proprio una persona volesse elencare delle persone che istigano all'odio, beh, sai, a me verrebbe in mente per esempio Salvini, e l'ho citato prima, ma mi verresti in mente anche tu. O se non proprio tu, il tuo partito, o persone a te vicine. Facciamo degli esempi, Giorgia Meloni, tu che sei intelligente a differenza di tanti altri dentro il tuo partito e dentro la tua coalizione. Tu sei intelligente, quindi con te si può parlare. Quando Meluzzi, che da un anno è molto vicino al tuo partito, è diventato un tuo grande fan e hai anche ospitato l'anno scorso ad Atreju alla tua festa. E a quella festa, se non sbaglio, c'era anche Steve Bannon, un altro che lui no, lui non istiga all'odio. Guccini istiga all'odio, Steve Bannon no. Vedi che concezione strana che hai dell'istigazione all'odio. Ecco, quando Meluzzi, che è un altro che suole collezionare delle uscite appena appena bizzarre, quando diceva a proposito di Stefano Cucchi e della famiglia di Stefano Cucchi: la famiglia chieda scusa ai congiunti dei giovani a cui il geometra spacciava droga, e lo diceva subito dopo avere scoperto in termini processuali quello che tutti già sapevano, cioè che Cucchi era stato ammazzato. Quella non è istigazione all'odio. Perché allora tu inviti uno come Meluzzi alla tua festa di Atreju? Istiga più all'odio Meluzzi in ogni cosa che dice, anche recentemente, persino su Papa Bergoglio? O istiga più all'odio Guccini che fa una canzone scherzosa, una rilettura scherzosa di Bella Ciao? E ancora, quando tu hai asserito per poi vagamente mangiarti la lingua e le mani per averlo appena detto in diretta televisiva, da Mirta Merlino, che Giuseppe Conte è un criminale, quella non è istigazione all'odio, amica mia Meloni. E quando Salvini ha postato per esempio il video di quella sardina, c'erano un tempo le sardine, te lo ricordi Giorgia, se lo ricordano tutti, io poco, ma insomma un tempo ci sono state anche le sardine, quando fece quel video, fece vedere nella sua pagina da 4 milioni di fan Salvini il video dove c'era questo ragazzo che cercava di arringare una piccola piazza piena di gente, era dislessico, e lui l'ha preso in giro con un montaggio che riverberava anche gli inceppi fonetici di quel ragazzo sardina. Quella non è istigazione all'odio, non è esporre alla gogna e al pubblico ludibrio delle persone sfruttando un plotone, un fuoco di fila di 4 milioni e più di fan virtuali e non solo virtuali su Facebook. Non è istigazione all'odio quella lì. Cosa hai detto quando hai visto quel video del signor Matteo Salvini postato dal tuo collega Matteo Salvini e dal tuo compagno di banco Matteo Salvini? Hai detto qualcosa e mi sono distratto o non hai detto nulla? E ancora, continuare a ripetere, a riverberare le bugie sul MES riguardanti Conte e non solo Conte, dicendo che lui e il governo ha accettato il MES quando l'avete accettato voi nel 2011 e tu eri governo ministro della salute, ministro della gioventù, e l'anno successivo è stato sì votato da Monti, ma voi l'avevate voluto nel governo Berlusconi 4. Non è istigazione all'odio, oltre ad asserire profonde bugie, dire il colpevole del MES è Conte quando i colpevoli del MES siete stati voi, compresa tu che non avrai votato fisicamente ma eri al governo di quel governo che ha accettato il MES? Non è istigare all'odio nello specifico Giuseppe Conte, il governo di cui Conte è espressione massima essendo a Palazzo Chigi? Non è istigazione all'odio. Quando mettete sistematicamente alla gogna web tutte quelle persone, e guarda un po', che hanno a che fare con delle minoranze, ora sono extracomunitari, ora sono migranti, ora sono zingari, o sono nomadi che devono nomadare, come hai detto tu e non è una battuta, hai avuto il coraggio di dirlo, sono nomadi, quindi nomadi devono nomadare. Non è istigare all'odio. E perché poi quando tu esponi alla gogna quasi sempre dai tuoi profili social, sono sempre persone o migranti o extracomunitari o nomadi che devono nomadare, ce ne fosse una volta che c'è un italiano che tu condanni, a meno che questi italiani non festeggino il 25 aprile. Non è istigazione all'odio anche quella?
Oppure l'istigazione all'odio riguarda soltanto quando qualcuno fa una battuta sulla tua parte politica. Quando La Russa e Santanchè, tanto per citare due fenomeni che tu vanti di avere dentro il tuo partito, vivono in televisione e parlano sistematicamente malissimo di qualsiasi forma politica che non sia vicina alla loro, non è istigazione all'odio certi toni che ha utilizzato la Santanchè nella sua carriera o certi toni che ha utilizzato per esempio La Russa anche recentemente sul 25 aprile, non solo sul 25 aprile, magari quando era ministro della difesa di uno dei tanti governi del cazzo Berlusconi. Non è quella istigazione all'odio, amica mia Giorgia Meloni, secondo la quale l'istigazione all'odio sarebbe quella di un grande come Francesco Guccini che ha fatto una parodia ironica e divertita e divertente di Bella Ciao. Non è istigazione all'odio quella lì, non è istigazione all'odio la Santanchè, la Russa, no. Quando tu hai difeso due giorni fa, ridimensionando i toni di quello che volevi al Quirinale, cioè Vittorio Feltri che aveva appena detto che al sud sono inferiori, e lui lo pensa davvero perché il complesso di inferiorità è una cosa che secondo lui non esiste, quindi se uno si sente inferiore è perché veramente è inferiore, è quello che ha detto Feltri, ospite di Mario Giordano. Quella non è istigazione all'odio, e perché non l'hai condannato duramente quelle parole del signor Vittorio Feltri, ma anzi hai detto sì, ma io lo conosco da tanti anni, una persona con profonda cultura e profonda intelligenza, quindi non voleva dire questo. Non è istigazione all'odio il tono che utilizza, le parole che utilizza Vittorio Feltri, che tu e quell'altro fenomeno volevate al Quirinale nel 2015. Quando il tuo compagno di banco, il tuo alleato Matteo Salvini, ha definito zecca Carola Rackete, non è istigazione all'odio? Dove cazzo eri tu quando Matteo Salvini ha definito zecca Carola Rackete? Dove cazzo eri? Hai preso le distanze? O anche tu hai attaccato ad alzo zero Carola Rackete? Non solo in ottica politica, ci mancherebbe altro, anch'io ho molte perplessità su quello che ha fatto Carola Rackete nello specifico, ma hai utilizzato dei toni sostanzialmente analoghi a quelli di Matteo Salvini, e quindi anche tu potresti essere accusata di istigare all'odio. Come funziona questa tua teoria singhiozzo secondo la quale soltanto quando si attaccano determinate persone, cioè te, è istigazione all'odio, mentre se lo fa per esempio un tuo amico come Salvini o come Feltri non è mai istigazione all'odio? E poi vorrei dirti anche un'altra cosa, perché questo è importante. Sai, tu dici, Guccini sostanzialmente ha detto che noi dovremmo morire come sono morti i repubblichini e i fascisti. Dovremmo essere trattati male, senza nessuna forma di giustizia, come i partigiani fecero con i fascisti. Ora, intanto, io ti esorterei a studiare un po' meglio la storia, perché non è andata esattamente così. Ti posso garantire che se si facesse una gara tra carognate che sono state fatte in quella guerra civile, come l'ha chiamata giustamente Beppe Fenoglio, dal 43 al 45, ti posso garantire, lo scriveva anche un autore sicuramente a te caro come Panza, che c'erano tante carognate tra i partigiani, ma c'erano ancora più carognate tra i fascisti, e c'era sempre un discrimine importante, che era guerra, quindi era merda. La guerra è merda, quindi dentro la guerra si fanno delle carognate allucinanti. C'era un piccolo particolare però, che qualcuno combatteva per la liberazione e qualcun altro combatteva per reiterare e riverberare un regime totalitario che ha portato al massacro milioni e milioni di italiani, e che a te piaceva tantissimo fino a qualche anno fa. Quindi anzitutto non si possono mai e non si potranno mai mettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini. Ma c'è un'altra cosa che è importante. Cosa dice nella sua canzone il nostro grande, amato, enorme Francesco Guccini? Lui non dice la Meloni. Lui dice c'era Berlusconi con Salvini, o Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao, con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornare. E poi va avanti, ma noi faremo la resistenza come fecero i partigiani, o partigiano portali via come il 25 aprile. Ma se tu vuoi farmi un'analisi filologica del testo di Guccini, e se la vuoi fare si fa tranquillamente, ti metto in tasca, perché da laureato in lettere ti posso garantire che ti batto 6-0-6-0 in un'analisi filologica del testo, qualsiasi testo, da quelli alti a quelli bassi, vinco giocando da solo con te su questo punto. Ma se tu vuoi fare un'analisi filologica su questo, amica mia Giorgia Meloni, ti vorrei ricordare che non ti cita, non dice Berlusconi, Salvini e Meloni, dice Berlusconi, Salvini e i fasci della Meloni. Quindi, anche ammesso che tu abbia ragione, e ovviamente non ce l'hai, nel sostenere che Guccini spererebbe in pene capitali nei tuoi confronti, no. Lui dice, noi faremo la resistenza contro Berlusconi, e la resistenza a Berlusconi Guccini la fa da 30 anni, come la faccio io nel mio piccolo, contro Salvini, e ti va bene nel tuo caso, perché non dice contro la Meloni, ma dice i fasci della Meloni. Quindi a te basterebbe, per uscire in tonza e bene da questo attacco, sarebbe bastato dire, amico mio Guccini, non sei il mio cantante preferito, ne preferisco altri. E va bene, ci mancherebbe altro. Preferirai Povia? Sono problemi tuoi, va benissimo così. Preferirai Gaber? E so che ti piace molto. Bravissimo,
Va bene, ok. Non mi piaci granché, la tua ironia mi è piaciuta poco, però sappi che tu parli di fasci della Meloni, ma io con quei fasci lì non ho più niente che spartire, perché io sogno una destra post-fascista e il fascismo mi fa schifo al cazzo. Ti sarebbe bastato dire questo. Togliamo al cazzo perché è volgare. Mi fa schifo il fascismo. Ma non l'hai detto. Ed ecco qual è il tuo punto debole. Ecco qual è il tuo punto debole, amica mia Giorgia Meloni. Il tuo punto debole è che ogni volta che qualcuno in televisione, sui social, sui giornali, ti domanda di prendere le distanze una volta per tutte dal fascismo, tu non te lo puoi permettere. Perché se tu prendessi le distanze, non dico che tu sia fascista come non lo asserisce Guccini, dico che tu dietro e alle spalle, tra i tanti che ti votano, e sono tanti come abbiamo visto dai sondaggi, c'hai tanti ma tanti nostalgici fascisti, c'hai tanta gente che è convinta che il fascismo era una cosa bella, almeno fino alle leggi razziali, ma forse anche dopo. E tu, quell'elettorato lì, non vuoi rompere con loro. E allora i fasci della Meloni sono effettivamente i fasci della Meloni. Perché se tu avessi detto non li voglio i fasci della Meloni, avresti già disinnescato la polemica. Non sono fasci della Meloni, sono fasci che io non voglio perché sono una destra diversa. Eh no, non ce la fai. Ogni volta che ti dicono, ma tu col fascismo hai chiuso oppure no? Il fascismo lo vogliamo condannare oppure no? E non ce la fai, perché cominci a sparare la palla in tribuna dicendo io sono contro ogni forma di totalitarismo, fascismo, comunismo, stalinismo, hitlerismo, tutto. Troppo facile. Io sono contro il fascismo. Punto. Questo devi dire. E non lo puoi dire perché se lo dici la Russa ti inseguono col forcone. I Fiore ti inseguono col forcone. Casa Pound ti insegue col forcone. Forza Nuova ti insegue col forcone. Non ti sto, insisto, dicendo che fanno parte del tuo partito. La Russa sì, ma altri no. Sto dicendo che è gente che ti vota e ti fa tanto comodo. E allora, fino a quando ti farà parecchio, ma parecchio comodo, avere quei voti lì, non devi rompere i coglioni quando uno come Guccini ti prende in giro bonariamente, perché se lo può permettere e perché ha purtroppo per te ragione. E ti dico un'ultima cosa, e poi ti saluto, perché è giusto, perché altrimenti parlo troppo e noi siamo pronti, pronti per la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Ti voglio citare una frase meravigliosa che ha detto Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer, qualche decennio fa ormai, era molto giovane Enrico all'epoca, e ebbe un confronto con un fascistaccio, che probabilmente oggi farebbe parte del tuo partito, Fabio Pucci, bel fascistone, di quelli proprio che... fascisti, camicie nere vibranti, ardite, belle, che magari a molti dei tuoi elettori piacciono. Enrico Berlinguer rispose così a Fabio Pucci. Voi siete stati coraggiosi soltanto quando stavate dietro la protezione delle SS. Allora siete stati coraggiosi, nel massacro dei giovani dei partigiani. Quando vi siete trovati voi fascisti repubblicani partigiani, siete sempre scappati. Capito? Quando vi siete trovati voi fascisti repubblicani, i partigiani davanti, siete sempre scappati. Ecco, la differenza spesso era anche questa. Non solo una differenza atavica, democratica, c'erano quelli che combattevano per restituire la libertà al nostro e al tuo paese, quindi vi dovresti ringraziare i partigiani, perché altrimenti non potresti dire quello che dici, comprese le tante cazzate che stai dicendo in questo momento, in questo periodo storico. E dall'altra parte c'erano quelli che volevano la restaurazione di un regime criminale, quale è sempre stato il fascismo, sin dal 22, sin dal 22. Questa era una grande differenza, ma la differenza era anche da un punto di vista virile spesso. Cioè spesso i fascisti che tanto a te piacciono, o piacevano, i repubblichini, erano eroi quando ci avevano accanto le SS, allora erano forti, erano fighi, erano virili, facevano le spie, dicevano lì c'è qualche partigiano, lì c'è qualche ebreo, facevano i bulli. Poi non appena i nazisti li mandammo via, tornarono le mezze seghe che sono sempre stati i fascisti, perché spesso erano anche mezze seghe. E purtroppo per noi, visto che noi italiani non avemmo il coraggio nel 1945 di fare una bella epurazione democratica, liberandoci democraticamente, sbattendo in galera di tutti quei repubblichini del cazzo, gran parte di quei repubblichini del cazzo, e ribadisco del cazzo, ce li siamo poi trovati nei gangli della democrazia, perché si sono reinventati i democristiani, liberali, socialdemocratici. Ma io e milioni di italiani, compreso il grande Francesco Guccini, purtroppo per te la memoria storica ce l'abbiamo e purtroppo per te democraticamente faremo sì la resistenza. E la resistenza che significa? Significa democraticamente non votarvi e smascherare di giorno in giorno tutte le boiate politiche e propagandistiche che ci regalate, anche se ne faremo a meno, ogni giorno, persino dentro la pandemia.
Ragazzi, grazie. Avete fatto un record clamoroso. Poi mi diranno quanto abbiamo fatto. Quant'è il record, piccola? 80.008. Avete superato gli 80.000. È un record che rimarrà nella storia, ma noi prima o poi, più prima che poi, batteremo anche questo record. Ciao belli, e andiamo subito a vedere alle 20.20 questa benedetta conferenza stampa. Mannaggia Conte, facci uscire di casa, rispettosamente, ma facci uscire di casa. Dagli ragazzi, vi voglio bene. Ciao belli.